Ragazze, ciao a tutte e bentornate sul mio canale e oggi vi voglio far vedere quello che ho acquistato in questi giorni di Black Friday, insomma, in questi giorni di super sconti. Non so se vi può interessare, però insomma mi fa piacere condividerlo con voi. Non ho acquistato niente di ciò che riguarda le unghie, perché tanto comunque sia non avevo bisogno di niente in particolare e poi non c'erano comunque sia grandissimi sconti, insomma non avevo bisogno di niente. Quindi mi sono buttata sul make-up, che è appunto, diciamo, che è quello che costa parecchio di più durante l'anno, e quindi con questi sconti ne approfitto sempre per prendere magari alcune cose che mi piace provare. Quindi iniziamo. Allora, ho preso qualcosa della collezione dei Kiko. Allora, avevo già acquistato qualcosa della collezione, che appunto è la Magical Holiday, è questa linea qua. Avevo già acquistato qualcosa e mi era piaciuta molto, infatti ne ho approfittato e con questi saldi ho preso qualcos'altro e quindi vi faccio vedere. Allora, ho preso praticamente i due blush. Nella collezione ne erano usciti tre, uno l'avevo preso e mi è piaciuto tantissimo perché dà proprio super, vedete, un effetto super luminoso, super glow. Mi è piaciuto tantissimo, quindi ho deciso di prendere anche gli altri due, di cui è lo 02, che vi faccio vedere. Il pack è fantastico, guardate com'è, è meraviglioso, è veramente stupendo. E lo 02 praticamente è il Dreaming Coral, vi faccio vedere, ed è questo colore meraviglioso. Veramente stupendo. E l'altro invece è lo 03 Perfect Rose ed è lui, anche questo il pack è identico e abbiamo questo colore rosato stupendo. Se me vi faccio ve lo faccio vedere. Allora, questo praticamente è il Rose, di qua ci mettiamo il coral, così, quindi rose, coral, cioè sono veramente stupendi. E sulle guance danno veramente un effetto super luminoso, super, insomma. Bello, molto bello. Devo abbassare un po' la luce perché sennò sono sparaflesciata. Ok. Allora, andando avanti, sempre da Kiko, ho preso un rossetto che è il Creamy Lipstick. Questo qui nella colorazione 06. Ed è lui. Ed è quello che indosso oggi. Ho fatto un po' di contorno con una matita un pochino più scura e il dentro è questo qua. Ed è il pack, vabbè, è questo qua, calamitato, la chiusura. E questo è il bullet dentro e il colore. Il colore, ragazzi, è veramente, veramente bello. Questo che indosso ed è stupendo, veramente molto morbido, cremoso, mi piace tantissimo. Non l'avevo provato, non avevo mai provato i rossetti così della Kiko e sono ottimi, veramente ottimi. Poi ho preso tre matite sempre che fanno sempre parte della collezione e c'erano tre e le ho prese tutte e tre, cioè che poi ragazzi c'avevo il 10% di sconto in più. Poi c'avevo praticamente la promozione era che con tre prodotti gli altri tre erano gratis, quindi ho speso una stupidata, da 70-75 euro che dovevo spendere ho speso 31-32 euro, quindi ragazze, cioè ne ho approfittato. E allora questa praticamente è la 04, sono partita dalla 04, vabbè, che è nera e argentata. Quindi qui abbiamo la parte nera e qua abbiamo la parte
argentata. Oddio, com'è morbida. Ho premuto un po' troppo. È veramente morbida. Ed è bellissima. Me ne hanno parlato strabene di queste matite qua, visto che non le avevo mai provate, ho deciso di prenderla. Poi vi faccio vedere la 01. Ripeto, questa è la 04. La 01 è questa qua, con questo marroncino e questo oro rosa, che poi non so se sono due liner, eyeliner, sì, no, pensavo si potesse usare anche per le labbra, ma invece solamente per gli occhi. E qua abbiamo, la faccio vedere qua, no, vi faccio così, se riesco a farvela vedere, la parte marroncina. Sono veramente morbide queste matite. E di qua abbiamo la parte oro rosa, bellissimo. Dalla videocamera non rendono un granché, vi dico la verità. Poi abbiamo lo 03, che è questo verde e quest'altro platino. Faccio così, almeno faccio prima, per farvelo vedere, bellissimo questo verde. E qua abbiamo la zona luminosa. Bello, è un oro comunque. Quindi 04, 01 e 03. Molto molto belle. E di Kiko non ho preso altro. No, non ho preso altro. Poi passiamo a Mulac. Anche su Mulac ho fatto alcuni acquisti e ho preso, allora, innanzitutto le ciglia finte. Che di Mulac sono bellissime, io adoro le ciglia finte di Mulac. E queste qui sono le Girl Next Door, eccole qua. Poi ho preso della nuova collezione Sissi, ho preso questi due rossetti, ne sono usciti 5 mi sembra, se non sbaglio, e io ho preso Dirty Mind e Pazzesca. Riuscisse a mettere a fuoco, ho preso questi due, quindi vi faccio vedere Dirty Mind. Allora, il pack è questo qua, tutto in soft touch con la scrittina Mulac, è molto plasticoso, per la cifra che hanno, parecchio plasticoso. Questa è la colorazione, che è bellissimo questo colore qua, lo adoro. E questo è la colorazione che, se mai vi swatcho qua, eccolo qui. E questo è Dirty Mind. Poi l'altro, che è appunto, dicevo, pazzesca. Il fuori e il pack esterno è veramente carinissimo. Anche qua in soft touch, è molto molto bellino. Sono uscite anche insieme a tutti i rossetti due palettine per il viso, ma insomma io ce n'ho roba per il viso, quindi non le ho prese. E questo è Pazzesca, che è bellissimo, è veramente stupendo. Eccolo qua. Sono veramente morbidi, non sono completamente matte, perché tendono a rimanere leggermente luminosi, ma io preferisco perché mi piace più una formula confortevole sulle labbra. Non fate caso ai miei occhi rossi, ma in questi giorni li ho parecchio sensibili, mi lacrimano tantissimo, quindi non riesco, me le scorticherei. Poi sempre Mulac, ho preso un loro rossetto liquido, io non ho mai provato niente di Mulac per quanto riguarda né rossetti in stick né i rossetti in formula liquida, quindi è la prima volta. E questo è No Gain, il numero 13, che anche questo è bellissimo. Il pack è fantastico, molto molto, sono praticamente il Velvet Ink, e ve lo swatch anche questo qua, bellissimo colore anche questo, questo qui non l'ho ancora provato, quindi non so dirvi. E questo è il colore,
Lo facciamo asciugare, poi se me lo faccio rivedere tra un pochino bello asciutto. E poi ho preso i loro tre illuminanti fatti uscire in crema, che sono ragazzi stupendi. Io li ho già usati sugli occhi, non tanto come illuminante, sì, è il mio figliolo, ma li ho usati sugli occhi e sono meravigliosi, perché così qui potete metterveli sul corpo, sulle labbra, sul viso, sugli occhi, ovunque. Quindi li potete usare ovunque. Sono tre colorazioni e le ho prese tutte e tre perché, visto che c'era lo sconto, ne ho approfittato, perché sono veramente bellissimi, veramente belli. E praticamente lo 03, lo 02 e il 13, quindi lo 03, iniziamo, ve lo faccio vedere, che è il Midnight Gold. E questo è il pack, qui leviamo e abbiamo l'illuminante, eccolo qua. Poi abbiamo lo 02 Chaos. Ora ve le faccio vedere tutte e tre direttamente swatchate. E poi abbiamo il 13, che è Disturbia Strobe, ed è lui, sempre il solito pack. E ve le faccio vedere swatchati. Quindi abbiamo qua, questi sono gli swatch. Allora, questo qui abbiamo lo 02, li controllo per non dirvi cavolate, che è Chaos, questo, che è quello che vira sul rosa. Questo invece praticamente è il Madness Gold, lo 03, che vira sull'oro. E questo invece è Disturbia Strobe, che praticamente ha dei riflessi azzurri, lilla, viola, stupendo. Io questi li ho usati come top coat sugli ombretti e sono fantastici. Anzi, ora vi metto qui da qualche parte la foto, se riesco a mettervela, di un trucco che ho fatto sul viola, dove sopra ho messo questo qua, che è il Disturbia Strobe, ed è bellissimo. Poi praticamente si fissano e non si trasferiscono sulla palpebra, non spostano l'ombretto, sono meravigliosi. E se siete amanti di questi top coat, insomma, tutto fare, prendeteli, ragazzi, perché sono meravigliosi. Mi sono tutta sbrillantinata. Sono veramente meravigliosi, ve le straconsiglio vivamente. Allora, per quanto riguarda Mulac, ho terminato. Poi ho fatto un ordine da Sephora, anzi praticamente ne ho fatti due separati, però tutti e due con il 25 o il 30% di sconto, non mi ricordo, no, col 80% di sconto, quindi ne ho approfittato e vi faccio vedere cosa ho acquistato. Ho acquistato delle cosine che tanto che volevo provare e vi faccio vedere. Allora, come prima cosa ho acquistato la cipria di Fenty Beauty, che tanto che la volevo provare, me ne avevano parlato super benissimo. Ovviamente ho preso la mini size, perché tanto se no la cipria grossa è veramente esagerata. Anche qua comunque sia ce n'è un fottio, perché sono 8 grammi. E questa qui è la colorazione butter. Amore mio! E il pack è fantastico. È veramente meraviglioso. Questa l'ho già provata ed effettivamente è super piallante, non va a seccare eccessivamente e fissa il make-up molto molto bene. Dentro praticamente ha il suo cosino, che vabbè, potete usarlo o non usarlo, e questo è quanto. Poi ho preso sempre di Fenty Beauty, non ho mai provato i suoi rossetti liquidi. In questo caso ho preso One Button, ed è lui. Questo qui l'ho preso in full size, perché in mini size non c'era, ed è questo colore. Bellissimo anche questo. Sono molto liquidi rispetto agli altri rossetti liquidi che ho provato in generale. Ecco, questo qui vi faccio vedere, che è quello di Mulac, che vi ripeto è il colore No Mind. Guardate opaco com'è diventato. E questo invece è quello di Fenty, lui. E poi ve lo faccio vedere tra qualche secondo opaco. Andando avanti, sempre Sephora, ho preso una palette che mi era rimasta proprio nel cuore più profondo, e quindi l'ho presa. Ed è, aspettate che l'ho anche sporcata,
Ho sporcato il pack. Comunque è la Carly di collaborazione con Anastasia Beverly Hills. Questo è il pack esterno. E l'andiamo ad aprire. Il pack secondario è come il pack esterno, ma è veramente veramente bello, molto bello. E all'interno, tolgo la pellicola, abbiamo questa selezione di colori. Non l'ho nemmeno swatchata, cioè non l'ho proprio toccata. Quindi pensavo di farvi. Oh, mi è cascato anche il pennellino. Ovviamente all'interno c'è sempre il suo pennellino. E non vedo l'ora di provarla. Ragazzi, scusate, ma ho dovuto fare un pit stop all'allattamento. Quindi dicevo di lei che niente, ancora non l'ho provata. Appena la proverò, vi farò sapere. Anzi, fatemi sapere se qualcuno di voi ce l'ha e come vi trova. Come si trova. Ora appena mi passa questo rossore agli occhi, che non mi posso nemmeno truccare, la proverò sicuramente. Poi, sempre Sephora, sono andata a prendere l'Hangover di Too Faced, che praticamente è il primer idratante. Anche questa qui in mini size, che poi è travel size, mi sa. Vabbè, insomma, non ho preso la full size perché di primer se ne usa talmente poco che è inutile che prendessi quello grosso, che se poi non mi piaceva buttavo via soldi. Quindi è fatta così, con la pompettina. E anche questa sono curiosa di provarla. L'ho presa proprio per un discorso che è una base idratante. E quindi, visto che ho la pelle secca, la voglio provare. Sempre di Too Faced, ho preso l'Hangover 3 in 1, che invece questo qui è il setting spray. Eccolo qua. E anche questo l'ho preso proprio per un discorso di idratazione, perché dicono che è un setting spray molto idratante. E quindi, sempre stesso discorso, pelle secca, anche qua ho preso, non ho preso la full size, ma ho preso l'altra, così almeno lo provo, se poi invece mi piace, che mi trovo bene, una volta finito prenderò la full size. Quindi questi qui sono i prodottini presi di Too Faced. Poi, sempre da Sephora, ho preso questo kit di Huda Beauty con questa boccona. È già un po' che mi ispiravano a me queste boccone di Huda Beauty e sono uscite due colorazioni in limited edition e quindi l'ho voluta provare. All'interno contengono un rossetto e una matita. Adesso è troppo, il pack è fenomenale. Quindi andiamolo ad aprire. Qua troviamo all'interno una matitina e il rossetto, bellissimo, veramente bello 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 bello. E questa è la matita, che eccola qua, vi faccio vedere la colorazione. E questo è il rossetto. I pack di Huda sono meravigliosi ed è questo rosa molto nude, molto freddo. Allora, la matita è più scura, ma a me non mi dispiace che sia un pochino più scura, e questo è il colore del rossetto. Belli, questi qui sono meravigliosi, veramente, questi kit. E guarda, mi sono pentita di non aver preso anche l'altra colorazione, francamente, perché l'ho visto insomma, su delle foto ed è bellissima anche l'altra colorazione, molto molto bello anche questo. Infine, per finire, da Sephora ho preso il fondotinta di Zoeva. Allora, questo qui è un fondotinta luminoso, quindi per pelli secche. Ne ho sentito straparlare bene, ma è incuriosito e l'ho voluto provare. Che poi a prezzo pieno non costa nemmeno tantissimo, perché viene sulle 26 euro a prezzo pieno e sono 30 ml di prodotto. Allora, io ho preso la colorazione Beautiful 0,50 Neutral,
Quindi speriamo di aver azzeccato la colorazione perché l'ho presa online e sapete che azzeccare la colorazione del fondotinta online non è molto semplice. Quindi io però sotto, sono un sottotono neutro freddo, quindi a regola. Speriamo. Allora, questa è la colorazione. Vediamo una goccina come sembrerebbe possa andare, eh? Come colorazione, vediamo un po' se esce. Non esce, eccolo. Sì, penso che ci siamo come colorazione. Anche il profumo è molto buono, eccolo qua. Poi, siccome mi hanno detto che ossida leggermente, quindi a parte che sul braccio, francamente, ho ancora un po' di abbronzatura. Perciò, insomma, aspettiamo di provarlo sul viso. E intanto vediamo un po' se ossida, nel frattempo, mentre chiacchiero. E questo qui, cioè, col 30% di sconto, a prezzo pieno costa 26, quindi sono curiosa di provarlo perché veramente ne parlano tutti stra bene. Quindi sono proprio curiosa di provarlo. Allora, per quanto riguarda Sephora, ho finito gli acquisti, mi hanno dato un po' di campioncini, tra cui questi due profumi, anche questo, e poi mi hanno dato questo campioncino che sono felice perché lo volevo provare, perché ci sono pareri discordanti per quanto riguarda questo mascara, e quindi ho il campioncino e sono curiosissima di provarlo. E poi praticamente ho questi due buoni del 15% da usare da gennaio, dal 1 al 26 gennaio, quindi mettiamoli qua che mi faranno sicuramente comodo i campioncini. Ah, poi non vi ho fatto vedere i campioncini invece di Mulac che mi hanno mandato shampoo e maschera per i capelli, ovviamente, e poi mi hanno mandato questo campioncino di questa crema Trinity 3 in 1 e anche questi li proveremo. Adoro i campioncini. Ragazzi, poi per finire ho fatto l'ultimo ordine da Nabla e vi faccio vedere cosa ho acquistato. Allora, ho acquistato questa spugnettina, lei, che mi piaceva questa forma, l'ho già usata, l'ho rimessa semplicemente nella sua scatolina per farvela vedere. L'ho già usata ed è fenomenale, mi piace tantissimo, veramente tanto, molto morbida. Adoro, mi piace il taglio della spugnetta, fantastica, mi piace tantissimo. Poi ho preso tutto delle nuove uscite, ho preso praticamente il Dreamy Lip, dov'è che si chiamano? Creamy Liquid Lipstick nella colorazione Have, che è questo qua. Ne sono usciti 6 di questi qua, però intanto ne ho preso uno per provarlo, per vedere un po' se mi piace e casomai questa è la colorazione. Un nude bellissimo. E poi ho preso la matita che nel video abbinava insieme a questo colore come contorno labbra. Ed è lei, che è praticamente la touch me, ho già parola, ed è questa. Queste qui si chiamano Velvet Line. Poi delle nuove uscite ho preso la palette The Mystic Palette Dreamy 2. Guardate come il pack, ragazzi, è meraviglioso, veramente meraviglioso. Vi faccio vedere anche il pack primario, guardate com'è. No, è fantastico, veramente fantastico. Però ammetto che la selezione colori non mi fa particolarmente impazzire. L'ho già usata perché volevo cercare di ricreare un look, poi ho dovuto smettere perché purtroppo mi bruciano troppo gli occhi e non sono riuscita a fare nessun tipo di make-up, di trucco. Quindi mi sono dovuta struccare. E devo aspettare purtroppo che mi passi questo pizzicore agli occhi, se non lacrimo in continuazione.
Purtroppo ho la lacrimazione molto facile e per me truccare gli occhi diventa spesso un problema e mi rompe perché, poi mi sono sporcata anche sopra, non mi sono nemmeno pulita, va bene, mi rompe perché adoro truccarmi, ma non è sempre fattibile. E questa è la colorazione, quindi appena la proverò vi farò sapere qualcosina in più. Anche qua fatemi sapere se voi l'avete provata, se ce l'avete, insomma, è come vi sembra, è troppo carino, mi dispiace anche buttare via il pack esterno perché mi piace veramente tantissimo, molto molto carina. Poi sempre, ho trovato la carta della passione, bellissima questa carta, la terrò sicuramente. E poi ho preso la Glimmer Light. Chiacchierone, chiacchierone. Che sono, è questa palettina bellissima uscita con tre illuminanti blush. Guardate com'è, oh no, ragazzi, il pack è super 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 meraviglioso. E all'interno troviamo questi colori, che è quelli, è anche quello che è uno di quelli che ho addosso, che l'ho usato come illuminante. Non so se si vede qualcosa, però insomma, ho usato lui, infatti c'è un po' di brillantino, e di questi vi faccio vedere gli swatch. Hanno base trasparente e ve le faccio vedere qua, cioè sono meravigliosi, guardate, meravigliosi. E niente, e questi ragazzi è tutto ciò che ho acquistato, mi sembra anche abbastanza, direi, mi sembra abbastanza, sì, non vedo altro in giro, vi ho fatto vedere tutto. Ragazze, noi vi salutiamo in compagnia, quando non c'ho una c'ho l'altro, e vi ringrazio insomma di seguirmi, spero che questo video vi sia piaciuto, così per stare un po' in compagnia. Si saluta Mattia, ciao, è sempre arrabbiato lui. È sempre arrabbiato mio bimbo, vero? E ora andiamo a prendere la sorellina a scuola. Ciao, ciao, saluta, via. Ciao, 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 ciao. Bel vitellone. Vi dico che è già 6 kg ed è 61 centimetri il vitello e ha poco più, quanto ha? 45 giorni? È un bel vitellozzo, è un bel vitellozzo. Mangia, guardate là, com'è tutto zeppo. Guardate com'è zeppo. Guardate com'è ceppo, mio amore! Com'è ceppo, mio amore! Ciao, ciao! Poverino, amore mio. Ragazzi, veramente vi saluto, vi mando un mega bacione e al prossimo video. Ciao!